Buongiorno Vogue, Maria Carla, siamo a Milano, è l'ultimo giorno della Fashion Week di Milano, venite con me, oggi molto busy, molte sfilate e un po' stanca, adesso sono le 7:30 e sono molto in ritardo, venite! Buongiorno Andrea, sempre eleganti! Mi sento assolutamente overwhelmed in a good way, perché la nostra stagione è stata veramente, io dico sempre la nostra stagione perché è importante essere aware di avere un team, di fare tutte le cose insieme, non è mai un successo o un insuccesso individuale. Sono molto stanca perché ricordiamoci che ho sicuramente moltissime anni di sfilate, però è sempre comunque bellissimo tornare qui. Adesso stiamo andando da Ferrari, dove io sono la ragazza campagna advertising per loro da un sacco di stagioni. Siamo nei San Pietrini di Milano e non si sente niente. Dopo facciamo Dolce & Gabbana, anche lì ho fatto un advertising per loro e ho fatto tantissime campagne, sono diciamo parte del mio processo anche di essere diventata modella. Mi scuso per gli occhiali, però anche per me sono le 7:30 del mattino, siamo in ritardo. Lo dico, il fashion business è molto preciso, però abbiamo dei tempi, diciamo, elastici. La mia anzianità mi permette di arrivare un po' in ritardo. Ciao! Oh wow! It's Vogue! Bene, in questo siamo un pochino stretti, quindi bisogna fare tipo invisibili tutti quanti, tipo una... It's the last day. I want the red lips. So. Yeah. I mean, it's a. I want it. 100%. I own a red lips. So. Yeah, the red exactly. Lips is like actually for me. Io vado a fare le Rioso. As usual, it's not too fast, just chill but strong. Mm-hmm. When you get around this side, Maria, Carla, and Victor, this is for you. Is that the way? I'm lost. I hear makeup call Pichi. So we have 30 minutes to go. Adesso abbiamo fatto le prove, o come si dice in gergo, o in inglese anzi, rehearsal. Le prove benissimo, andate tranquillo, la passerella è super easy. C'è live music, che la trovo che è una bellissima choice. Shoes are ok, penso che verso le 9:15-9:20 inizieremo a vestirci. E penso che saremo sempre un po' fashion late, in ritardo. Come sempre. Allora, io mi vado a cambiare, questo è il momento che poi ci vediamo direttamente in passerella, perché è XXXXX. Ciao! Ciao, 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 ciao.
La sfilata Ferrari è stata bellissima. Rocco è comunque un amico. C'era un po' questo micro backstage, però e poi soprattutto è una sfilata che tutti quanti sono svegliati alle 4, perché insomma non arriva un po' tardi come me. Lo spazio era bellissimo, c'era live music. Poi il mio make-up favorito è il red lips con una faccia naturale. Oh mia bella Madonnina! Beautiful. Look at that, we have one sunny day today, that's the only day we had of sun. Io penso che la mia prima sfilata che ho fatto a Milano era forse nel 94, non ero neanche una modella, ma ero una studente, perché ho conosciuto Piero Piazzi, che diciamo ha inventato Maria Carla Boscone, ha inventato che Maria Carla Boscone potesse essere una modella, un pazzo. Forse non ho fatto più tanto subito, ho fatto più Parigi, ho fatto tanti anni con Des Garçons, ho fatto delle esclusive, ho continuato ad andare un po' a scuola, ho fatto poche foto, non ho proprio iniziato. Diciamo che il vero inizio della modella l'ho fatto negli anni 2000. Da Roma sono stata a Londra, quando sono trasferita a New York, e poi da lì diciamo che la mia career take off. Va bene, io mi vado a cambiare, mi faccio una doccia e mi riprendo un po' e poi facciamo una passeggiata magari. Andremo a fare un piccolo quick stop al Barbasso per fare un attimo di chill e riprenderci un attimino e prepararci per Dolce & Gabbana. L'Italia, quello che porto probabilmente quando viaggio in giro e mi ricordo o mi porto, vedo che è diversa, è la bellezza dei posti, l'infinità della bellezza, ed è, mi dà quasi la sensazione a volte di essere dentro un museo con la macchina, o guidare, se sto guidando io, dentro un museo. La bellezza è un po' ovunque in Italia. Tante volte uno dice, ah, sì, è favoloso la vita da modella, però la vita da modella, quando in più sei una mamma single e devi lasciare la tua bambina per un periodo, sono sicuramente molto organizzata, ma comunque è molto complicato. Quindi è bellissimo essere qua, è bellissimo sarà andare a Parigi, è bellissimo, però non vedo neanche l'ora di tornare a casa dalla mia bambina. La mia relazione con il Vogue Italia ovviamente inizia diciamo con Franca Suzzani. In assoluto la mentor e anche una persona dove una muse, sicuramente una muse di tutto quello che lei rappresentava e come lei rappresentava l'Italia e la moda nel suo modo speciale, elegantissimo e unico. Franca sarà sempre qui. Allora, adesso dobbiamo andare da Dolce & Gabbana. Cerco di raccogliere le mie forze per far finta di farla modella. Dolce & Gabbana per me sono, a parte una delle prime esperienze degli anni 2000 di sfilate importanti dove incontravi comunque le modelle più, ovviamente, più in voga di quel momento, ma poi io ho fatto tantissime campagne per loro. Ero veramente una Dolce & Gabbana girl e quindi ci siamo divertiti molto, molto con loro. Ciao, come va? Bene, bene, contenta. Wow, she's back. Bonjour. No, è quello detto. Ok, va bene, lo è so. È solo un turn strong. Ho capito. Torni indietro. Sì. Invece di andare come le altre di qua, giri direttamente qui. Va bene, perfetto. E poi starò là. Okay. E ti rimando. Ok. Quando torni dopo il secondo look,
non c'è un ordine finale dove ti mandiamo alla fine, quindi ti metti semplicemente di lato e poi ti veniamo a prendere quando ti devo. Ok, va bene. Okay. What seat do you want? Come. I want everything. I know you. Yeah. So demand. So demand. Allora, io ho finito il mio trucco ai capelli, devo essere sincera, sono un po' emozionata. Vado a vestirmi, penso, o svestirmi, vedrete. E ci vediamo dopo. Grazie Vogue, io sto andando alla mia ultima sfilata, la mia Milano Fashion Week è finita qui. Grazie per essere stati con me.